Ciao amiche e amici della vostra Gatta Luna. Questo è un video che faccio molto volentieri, ma tiriamola via sta molletta. Dicevo, questo è un video che faccio con molto piacere perché ho ricevuto una proposta troppo carina da parte di Pinalli. Sì, Pinalli, quelli che hanno quel sito e anche dei negozi dove trovate tutto, spesso scontati, e hanno un servizio clienti secondo me top. Mi hanno contattata, tant'è vero che io all'inizio non credevo che fosse Pinalli, perché cioè Pinalli interpella me e mi propongono di mandarmi dei prodotti. Sì, io se volevo, mi ha lasciata completamente libera, li puoi far vedere sui tuoi social se vuoi. E ti mandano anche un bel bigliettino molto cortese, molto carino. E mi hanno proposto questi prodotti di un brand che io non conoscevo, che si chiama Yume Effect, per rendere le tue giornate più magiche, quindi veramente carini, con affetto Pinalli. Io volevo, ma lo faccio adesso in diretta con voi, vedere Yume Effect. Ecco, vediamo chi sono e poi vediamo anche qualche loro recensioni. Ecco qua, è un trucco ringiovanente, quindi ci sono qui dei video anche di youtuber famose, Marianna Zambenedetti piuttosto che altre, e dove appunto dice che, forse non dovevo nominare, vabbè, fa niente, dove ci sono appunto pubblicizzati i loro, come dire, vi spiegano, ecco, i loro prodotti con ingredienti e tutto. Quindi potete anche andare sul loro sito Yume Effect se volete conoscerlo meglio. Se volete comprarli, vi consiglio di andare su Pinalli. Vi arrivano in un secondo. In un secondo, volevo però vedere chi sono. Vediamo se trovo qualcosa. Yume è un beauty brand creato per rispondere alle esigenze delle donne in fatto di bellezza, come creando con loro il beauty case ideale. Yume ogni giorno in ascolto i desideri della sua community. In questo modo ogni progetto viene concepito per rispondere ai bisogni reali. Eccoli qui. Chi siamo? Chi siamo? Ok, è un beauty brand, questo l'abbiamo già detto. Dopo il successo del suo primo lancio, la cipria magica perfezionista, la gamma di Yume si completa con prodotti make-up e skincare, che tutto made in Italy, formule innovative, texture gradevole, coccole quotidiane, bibi, bibo, bibi, biba, bibi, bibè. Ecco qui, quindi insomma, hanno sede a Milano. La ditta, la sede forse legale, come si chiama? Ecco, si può comprare online. Non so dirvi se hanno dei, comunque hanno uno shop, eccetera, eccetera. Ok, e qui trovate tutto, insomma, adesso non voglio stare. Ma la cosa che io volevo fare con voi, non solo farvi vedere i prodotti che mi hanno inviato, ma sapete che a volte io faccio gli unboxing, mi sono fatta un po' di autocritica e poi dico, ah, vi farò sapere come mi sono trovata, poi lo faccio, però magari lo faccio nei prodotti finiti, quindi un bel po' di tempo dopo, oppure insomma, comunque, ecco, oppure lo faccio a spot nei social. Ho detto, ma vediamoli subito in pista insieme. Infatti, ho fatto un pochino di base, non completa, non ho messo correttore, non ho messo cipria, non ho truccato gli occhi per niente, etc. 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 Perché? Perché adesso vi spiego perché. È arrivato il pacchettone, tra l'altro, neanche poi così piccolino, degli amici di Pinalli, col bigliettino affettuoso che vi ho fatto vedere. E vediamo cosa c'era dentro. Oh. Piatto ricco, micificco. Intanto abbiamo scoperto che il loro prodotto uno dei loro prodotti sono le ciprie. Cipria magica con acido ialuronico. Credo che tutti questi prodotti siano stra-adatti a pelle âgée. Le hanno proprio scelti anche come colorazioni adatti a me, e questo lo apprezzo moltissimo.
una normale cifria per fissare il fondotinta, per creare una base cipriata al posto del fondotinta. Leviga, opacizza e dona alla pelle un effetto lifting grazie all'acido ialuronico. Il risultato è magico. Mi hanno dato il colore più chiaro, credo, sì, la 01. Face Powder with Hyaluronic Acid, no, ma c'è scritto anche in italiano. Loro sono un brand italiano. Ecco qui, questo è il loro packaging, direi, semplice ma carino d'effetto. Il brand si chiama Yume Effect, vi metto tutto sotto. E lo 02, lo 01 sono 9 grammi, quindi non poco. Hanno un PAO di 12 mesi, ma sapete che poi i prodotti in polvere durano in realtà molto di più. Il coperchietto è direi trasparente, però c'è proprio stampigliato, questa non è un'etichetta, il brand. Questa è la cipria, non c'è profumazione, texture meravigliosa. Ecco, tenete conto che le ciprie non devono essere molto scriventi, se no ci fanno l'effetto pastone, no? Devono avere una colorazione un po' trasparente, almeno io sono di questo avviso. Però poi c'è il doppio fondo con tanto di bello specchietto, è una bella confezione in plastica ma bella robusta, di buona qualità, e c'è anche la sua spugnetta, che questo è apprezzabile, essendo poi comunque un prodotto che quando lo applicate resta un po' umida. Le hanno saggiamente, ci sono le prese d'aria, diciamo, benissimo. Quindi questa è la cipria, mettiamola in pista perché dopo la proviamo subito, no, prima degli altri prodottini, un momento. Poi abbiamo, mi hanno mandato ben due correttori, che sono uno il Magic Radiant Concealer con burro di karité ed estratto di Albetrellus ovinus, ingredienti naturali, burro di karité, corregge le imperfezioni e dona al tuo viso un effetto naturale luminoso. Questo è lo 01, quindi giustamente hanno scelto il colore più chiaro per me. Poi andate a guardare sul sito, ci sono un sacco di informazioni, tutte le colorazioni. È fatto dire anche abbastanza bene, cioè bene, molto bene. C'è l'ingredientistica di tutti i prodotti, eccetera, eccetera. E questo è il nostro correttore, il Radiant. Eccolo qui, bellino il packaging, direi. Abbastanza luxury, eh? I packaging sono piuttosto luxury. E poi abbiamo, mi hanno mangiato il blush in crema. Crema viso fondente, questo è il numero 03. Ed è un colore, beh, io l'ho già sbirciato, no? È il colore stupendo, solito packaging bello robusto, il prodotto è contenuto in vetro, in pottino di vetro, coperchietta di questa loro, guardate che colore, wow, veramente ottimo, si può prelevare secondo me sia col pennello che col polpastrello. Noi faremo col pennello, mi sembra di averlo già preparato, no, usiamo questo che va benissimo. Dopodiché, cosa mi hanno omaggiato? Un altro correttore, qui si vede che ho bisogno di correggere i pasticci, tocco magico correttore illuminante, credo anche questo sia il colore più chiaro. Il cartone lo buttiamo, lo riciclo, sì, lo facciamo la raccolta differenziata, correttore illuminante. Vediamo, magari hanno una texture un po' diversa, faremo un occhio, lo correggeremo con un correttore e l'altro con un altro. E infine andiamo qui col botto, cominciamo anche a buttare via le scatoline. E qui arriviamo al botto perché c'è la palette occhia, che hanno scelto, si chiama Silver, questa variante. C'è solito packaging, e qui invece è del solito packaging delle palette fatte con attenzione, perché è cartonata, specchio abbastanza grande e comodo, e guardate i colori, non sono i miei, questi sono proprio i miei colori, tutti grigi, bellissimo, bravi, siete stati proprio attenti, l'attenzione al cliente è fatta anche di queste cose, le voilà, centrato in pieno il letto. C'è un letto, un divano, un divanetto. Allora,
Quindi passiamo a completare il nostro trucco. Molto bene, allora abbiamo messo fondotinta, beh, la skincare e il fondotinta, basta. Direi che possiamo passare al correttore. Faremo un occhietto con uno e l'altro occhietto con l'altro. Allora, con questo, con il tocco magico illuminante, faremo l'occhio, il mio destro. Ok, così vediamo anche l'applicatore com'è. Consueto applicatore leggermente ricurvo. Qui ho c'ho il capello, ho c'ho il capello. E qui ne mettiamo poco perché bisogna andare sempre un po' cauti con i fondotinta. Molto leggero, si sente che la formula è leggera. Però voglio usare due diversi. Scusate, due diversi pennelli perché non vorrei poi usare, capite? Ah, posso prepararlo prima, insomma, c'è anche pure ragione. Ok, facciamo, agiamo. Eccolo qua, ne ho messo secondo me troppo poco, Mettiamone un cicinin di più. Che bisogna anche un po' pescarlo, non l'avevo, adesso è bello pieno di prodotto. E ha una punta bella sottile, quindi potete andare giù abbastanza tranquilli con il quantitativo, tanto ne esce proprio poco. Non farete pasticci, fidatevi. Già non mi dispiace, scusate, ho coperto la faccia. Non mi dispiace. Dopo lo incipriamo, sull'altro occhio, il mio sinistro, metterò l'altro che è invece questo qui, che è il Radiant Concealer. Anche questo è tutto 01. Bello il packaging, bello robustello. L'applicatore è un po' più dritto di quell'altro. Cosa ciò significhi? Lo ignoro. Beh, non lo so, comunque insomma, l'applicatore è importante, eh? Diciamo che è un applicatore in spugnetta. È rigida, però se dentro c'è un'anima rigida. Prendiamo un altro pennello. Oi, sto ciuffetto. Birbantello. Allora, siamo nella famiglia dei correttori, aggiusto anche sulla palpebra, dei correttori delicati. Diciamo che forse questo è più delicato, più, come dire, è più. Ha una texture più trasparente, illuminante, l'altro direi che è più coprente. Questa è la mia, una texture leggermente più spessa, anche se siamo comunque nella famiglia dei correttori. Ottimo, ottimo per pelle âgée. Questo è un po' più coprente, ho questa impressione, poi mi direte voi. Ah, poi non è detto che le due occhiaie siano uguali, però noi li usiamo tutti e due. Piacevolissimo, da usare, piacevole. Mettiamo anche sulla palpebra. Niente male, Pinalli. Niente male, Yume Effect. Ups, mi stavo sparando lo specchio in faccia, vabbè, capita. Poi andiamo a settare il tutto e anche il viso con la cipria magica, con acido ialuronico. Vediamo la magia. Lasciamo che la magia si esplichi. Allora, qui lo mettiamo, settiamo bene il contorno occhi. Ok. Bello luminoso però, eh? Entrambi mi sembrano belli luminosi.
Ecco qua. E poi facciamo anche una bella spolverata con questo bellissimo pennellone di IT Cosmetics, Heavenly Looks numero 8. È un po' grandino questo pennello, secondo me. Quest'operazione devo farla così, poggiando giù la cipria, non spaccarla, Paola. E no, voglio fare una cosa fatta bene, è stare proprio un po' schiscia. Ecco fatto. Niao. Niente male. Dopo di qui, la nostra palettina. Scateniamoci con la palette. Abbiamo qui tre pennellozzi che dovrebbero andare abbastanza bene, di vari brand, ma sì, in questo momento non ci interessa di che brand sono i pennelli. Eccolo qua. Allora, io direi cominciamo con un color crema chiarissimo per dare uniformità alla nostra palpebrozza. Andiamo anche su qui, così opacizziamo. Poi prendiamo questo grigio ferro intermedio, perché poi c'è questo scuro e poi c'è questo nero carbone. Questo lo mettiamo un po' verso l'angolo esterno. Anche questo. No, vedi di rompere le cialde, se ti riesce. Luminoso, molto luminoso questo ombretto, guardate che bella luce che fa, ma io lo metto su tutta la palpebra perché mi piace l'effetto, il velo luminoso. Ecco, eh sì, ci piace. Bon. Poi andiamo con questo qui più scuro, sempre opaco, nell'angolo esterno. Poi passiamo una matita, vediamo se basta l'ombretto o se ci vuole una matita. Con un pennello a penna prelevo un po' di nero carbone. Fino ad ora non vedo fallout. Che bella comunque. Ci niente a fare, sti colori sono favolosi. I grigi poi sono proprio i miei colori. Ancor più dei blu. Perché col grigio mi vengono dei trucchi un po' più eleganti. Invece col blu sconfino facilmente nel trucco pataccone. Non so, dai, niente male. Poi prendo un po' di questo qui super scintillante, lo prelevo col polpastrello, questo fa proprio i glitter, sono grossi, si sente sotto. La grana del glitter pazzesco. Allora questo lo applico così, poco, sì, perché sennò questo potrebbe cadere. Mamma mia, che bello! Ragazzi e ragazze, avete visto? Mamma mia, che bello! Ci piace parecchio. Poi prendiamo un altro pennellozzo per poter sfumare, però faccio
picchiettando perché è questo il glitterozzo grosso, ho paura che mi crei dei problemi. Ecco, boh. Devo mettere un po' di bianco qui per sdrammatizzare. Ho proprio un cicinino. Bello, mi gusta veramente. Questi glitter grossi sono stupendi. Questi glitter grossi sono proprio belli. Quindi la sfumatura l'abbiamo fatta, la riga finta, il finto eyeliner l'abbiamo fatto. Adesso prendiamo questo con cui abbiamo usato questo correttore e questo pennello con cui abbiamo fatto l'altro. E ripuliamo il trasbordamientos. Bon, dopodiché non abbiamo mica finito. Bella, mi piace, molto scrivente. Poi vi faccio sapere nell'info box. Vi metto di solito anche l'update, come dicono quelli bravi. Quindi, adesso cosa dobbiamo ancora aggiungere? Un pezzo da 90 che è meraviglioso, non so, forse è un color peonia, che dite? Molto bello. Vediamo se questo è pulito. Sì, vorrei fare così, applicarlo. Vediamo col pennello come viene. Sì, e così è bello, eh? Diciamo che si vede. E senza aspettare troppo perché magari si asciuga, andiamo a... Che bello! Chicchissimo, ragazze e ragazzi. Guardate che sciccheria. Poi, come faccio sempre io, con il pennello con cui ho usato il fondotinta, che voi non avete visto perché l'ho messo prima, ecco, gli do una sfumatina, poi di nuovo mettiamo componente colore, così viene ancora più naturale. Però direi che ci siamo e come se ci siamo. Questo colore, quindi abbiamo detto che è lo 03, se non ricordo male. Ora controllo. No, forse c'era scritto sulla scatolina che abbiamo buttato via. Furbissima. Concludiamo il nostro trucco, ovviamente, con un pochino di mascara, il Dark Love di Clio, che come sempre è una garanzia, col suo bel applicatore cicciottello a clessidra. Io ho ciglia corte, non è che sto tanto insiste, tanto più di questo non viene. Rischio poi di farle a mazzetti e non ci piace. Vediamo se è caduto. Vediamo se è caduto del prodotto. Qui vedo qualcosa. Non so però se è. Forse sì, qui avevamo avuto un po' di caduta di prodotto, non preoccupiamoci per niente perché lo toglieremo. Sì, probabilmente è stato un po' di... Eh beh, quello col glitter è un po' impegnativo, eh. Francamente è un po' impegnativo. Converrà la prossima volta che lo uso mettere un goccino di colla per glitter. Quindi quello l'abbiamo messo, poi prendiamo una matita per rifinire le sopracciglia, queste di Clio, dovrebbe essere il Dark Brown, che è quello che prima era chiamato Ebony, poi l'hanno cambiato perché la parola Ebony spaventava parecchio, come dicevo, oddio. Vengono le sopracciglia nere nere.
un po' stile vecchia signora degli anni 50. Ne metto proprio pochina, tanto sono abbastanza regolari le mie sopracciglia perché sono fatte e rifatte sempre con più una certa accuratezza dall'estetista. E poi mettiamo sempre di Clio, ma guarda un po', Star Grace, questo bellissimo gloss che è uscito, è uno degli ultimi prodotti, mi sembra. Eccolo, che è un bellissimo color fragoloso. E per essere un glossettino ha una buona durata. Si può anche contornarlo prima con una matita. Ecco qua. Possiamo considerare, secondo me, questo look anti-età, perché i prodotti sono belli, fondenti e morbidi, compresa la cipria. Alla prossima, amiche e amici, e spero che questo lucchettino vi sia piaciuto. E naturalmente ringrazio ancora Pinalli di avermi mandato questi prodotti di questa linea molto interessante di Yume Effect, brand tutto italiano. E se vi interessa, io vi ho messo i link e potete acquistarli su Pinalli o come volete, insomma. Pinalli, diciamo, ha il vantaggio che il servizio è molto veloce. Yume non so, non l'ho mai provato. Ringrazio ancora Pinalli appunto per aver inviato a me questi loro bellissimi prodotti. Vi aggiornerò naturalmente sui nostri social e fate quello che vi fa stare bene e alla prossima. Ciao amiche e amiche.